doctors, doctors. One out of a million marine shows lies. Always had a feeling that I won't deny. Not work, never could toss. Look in my eyes, I'm on the rise. Rise. Tutti bentornati dopo la pausa pasquale al Paragators. Vittoria che ci serviva assolutamente, e con non poche difficoltà siamo riusciti a portarla a casa. Coach, diciamo, il primo tassello è andato, ce ne sono ancora tanti altri, e diciamo che questa partita, come sempre, alti e bassi. Posso dire solo che ho avuto tanta paura all'inizio del quarto, con un atteggiamento veramente per due minuti angosciante, perché non hanno recuperato e noi ci vedevamo più che altro morti. E poi, per fortuna, invece, grazie anche qua a Stefano con due canestri, siamo riusciti forse a ridare un attimo di vita, e abbiamo portato a casa questa vittoria, direi importantissima anche per la differenza canestri. Assolutamente, no, vittoria non importantissima, vittoria fondamentale, non poteva essere altrimenti. Una partita che, secondo me, in cui abbiamo dimostrato tante cose positive, purtroppo abbiamo fatto tanti regali che a lungo li hanno tenuti in partita. Secondo me è una partita in cui avevamo più volte l'occasione per provare ad andare via, ma non ce l'abbiamo mai fatta. Soprattutto una cosa che ho detto all'intervallo è che noi nel secondo quarto loro ci sono stati 5 minuti in cui hanno avuto enormi difficoltà a attaccare diverse difese che abbiamo proposto, e noi con 3 falli stupidi, un canestro, un'interferenza regalando, toccando il tabellone, muovendo il canestro, e un canestro a rimbalzo in attacco per disattenzione, abbiamo regalato 10 punti che ci hanno comunque non permesso di andare via. Tutto sommato poi abbiamo fatto una seconda parte di gara invece in cui loro si sono riavvicinati, e sul finale del terzo quarto abbiamo regalato, è vero, il loro primo vantaggio, però che è stato. Siamo riusciti bravi e in certi casi comunque anche un po' fortunati a riuscire a non farli scappare via e a rimanere noi in controllo alla partita, perché loro sono sempre andati un paio di volte più uno, ma poi siamo sempre stati noi in controllo. È una vittoria che ci deve dar fiducia, perché abbiamo bisogno di fiducia, ma è una vittoria che ci deve far riflettere, perché secondo me non avremo altre volte diverse occasioni di non ammazzare la partita. Questa è una partita in cui siamo sempre in controllo, bisognava ammazzarla prima e su questo bisogna lavorare, però molto bene, perché era importante vincere, era importante ribaltare la differenza canestro. Abbiamo fatto entrambe le cose, segnali positivi da diversi giocatori, secondo me anche dal punto di vista atteggiamento, quindi non posso che essere contento e bisogna assolutamente continuare così. Sì, assolutamente. Stefano, appunto, tu sei uno dei tanti giocatori che si è trovato le parole lui, oggi come faccio una domanda difficilissima che riguarda te, che sei, diciamo, dalle tribune, diciamo, sei colui che fa le cose bellissime, ma 30 secondi dopo vorremmo ucciderti per far che hai delle cose orrende. Come mai questo atteggiamento, Stefano? Beh, vorrei dire che è per mantenere la neutralità, perché poi i tifosi si fanno aspettative e piano, però in realtà no, è proprio perché non c'ho la testa. Faccio una cosa bella, mi esalto e vado a istinto e faccio le cagate. A istinto faccio le cagate, quando ci penso posso fare buono. No, a parte gli scherzi, diciamo, però questa qua è una caratteristica che hanno tanti i nostri giocatori. Forse ci basiamo forse sulla concentrazione o forse l'inesperienza. Cosa vogliamo usare di una parola dolce? Dolce non c'è niente, nel senso che a un certo punto ho avuto paura che uscisse mio padre direttamente a Cavaler Maggiore a picchiarci sui tiri liberi sbagliati. Sì, un ottimo 0 su 6, ricordiamocelo, anche 0 su 6 è fondamentale alla finale, dove siamo sopra di 5, per la differenza canestro riusciamo a fare 0 su 6, poi tu hai fatto 2 su 2 però alla fine. Ho fatto 2 su 2 perché altrimenti a casa mi legnavano, però no, è stato bello, nel senso che siamo riusciti comunque a reagire a quando ci hanno accorciato le distanze. Siamo riusciti a reagire e a non buttarci giù, fortunatamente. Quindi è questo, secondo me, che alla fine ci ha fatto ribaltare anche la differenza canestri. Ok, ottimo. Allora adesso abbiamo una settimana di pausa, così recuperiamo tutti gli acciacchi che abbiamo vari, tra cui il più importante con il Nicolò, esatto. E poi ci vediamo probabilmente a Novi il 19 aprile, se non erro. Ciao a tutti. Feelings, we just flowing. Yeah, I'm that.
sand that made it out the ocean. A couple milli, now I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. No rise up.